Naturalmente avere avuto a disposizione circa 1.400.000 euro per la zona rossa è stato un impegno grave, ma è stato risolto nel migliore dei modi, perché spendere una somma così rilevante in tempi utili non era semplice. L'abbiamo fatto con grande impegno, con grande responsabilità e credo anche con grande umanità, alla luce di quelli che sono stati i risultati. Lavorare oggi sul PNRR è un altro momento che richiede responsabilità ma anche professionalità, e credo che stiamo andando avanti bene per tutti i risultati avuti. Credo, e su questo voglio ringraziare tutti, che anche il concorso di idee per il Lago di Fondi sia diventato una realtà. Lo attendavamo da anni, abbiamo sempre parlato negli ultimi 30 anni della valorizzazione del lago, finalmente siamo riusciti ad arrivare alla fine e spero e mi auguro, ma dipende soprattutto da noi, che il lago diventi una realtà visibile e fruibile da tutti. Il 2022 è stato anche un anno denso di riconoscimenti, bandiera blu, premi per la differenziata, premi per lo sport. Assolutamente sì, sono tutti premi prestigiosi. Quello che naturalmente valorizza ancora di più la nostra città è senz'altro la bandiera blu, che ripeto, è stato difficilissimo averla, ma è ancora più difficile mantenerla, perché l'attenzione deve essere sempre tanta, tantissima, ma l'attenzione deve essere non solo da parte dell'amministrazione, ma da parte soprattutto di tutti i cittadini e di tutti i turisti. Guardare indietro è anche un ottimo modo per programmare il futuro. Quali i propositi per il 2023? Ma credo che dobbiamo andare avanti su come stiamo facendo, valorizzando la nostra cultura, valorizzando il nostro centro storico, su questo stiamo lavorando. Il nostro impegno, come dicevamo prima, non verrà mai meno, ma credo che valorizzare ancora di più il nostro territorio, la nostra città, sia sempre un impegno, come anche valorizzare la nostra economia sempre di più, soprattutto con l'economia del mare, speriamo con l'economia del lago oggi. È una grande attenzione, lo deducevo e lo consideravo sempre in questi giorni, è un'attenzione per la povertà, perché le criticità dell'energia in questi tempi è diventata una difficoltà grandissima per le nostre famiglie e anche nella nostra città purtroppo la povertà è sempre presente. Un'ultimissima domanda, sarà anche un anno di inaugurazioni, perché sarà inaugurato, si spera, il mercato coperto di Via Gioberti, la denso struttura al Palazzetto dello Sport e diverse altre strutture comunali fortemente attese. Sì, una delle più attese è sicuramente, come dicevi tu, Via Gioberti, la denso struttura, che darà una risorsa in più alle tantissime attività sportive che insistono nel nostro territorio. Siamo stati premiati con Città dello Sport soprattutto per le tantissime attività sportive che insistono, quindi essere di supporto con una nuova infrastruttura per avere più spazi dove praticare lo sport credo che sia una delle cose più belle che potesse capitare. Ci siamo riusciti e finalmente inaugureremo nei prossimi giorni.